Dopo lungo tempo, eccoci tornati alla nostra guida strategica. Oggi prendiamo in considerazione l'area della penisola iberica, quindi i vari regni cristiani e musulmani che ci sono in questa zona. Se volete un gioco facile, potete partire benissimo con o Castiglia o León. Infatti, il grande vantaggio di questi due regni è che i vari sovrani non hanno eredi, non sono sposati e sono fratelli. Di conseguenza, la morte prematura di uno dei due porterà all'unificazione dei due regni sotto la vostra bandiera sostanzialmente. Quindi quello che dovete fare è uccidere vostro fratello molto semplicemente e uccidere i suoi figli nel caso appunto ne abbia. Per la Galizia la situazione è abbastanza simile, perché come potete vedere il re di Galizia ha come erede il re di Castiglia, quindi se partite con la Castiglia e riuscite ad uccidere rapidamente il re di Leone e il re di Galizia, vi ritroverete ad avere, a riunificare il regno delle Asturie sostanzialmente e ad avere il più potente regno della zona. Più difficile è invece se volete cominciare con la Navarra e con la Contea di Barcellona, eccetera. Qui infatti la situazione è molto più difficile, poiché i regni sono piccoli, non godono di alleanze molto ramificate e di conseguenza dovrete riuscire con abili politiche matrimoniali e alleanze a rafforzarvi e a sconfiggere sia i vicini cristiani che i vicini musulmani. Per i regni musulmani, se dico regni per semplificare, anche se regni non sono, anche qui la situazione non è molto rosea, perché ce ne sono diversi e sono bene o male tutti dello stesso livello di forza, a parte appunto questi qua piccoli. Bene o male i livelli di potenza sono tutti gli stessi. Inoltre dovete stare attenti agli almoravidi, che cercheranno di mettere il loro forte zampone maledetto in territorio iberico e quindi a darvi fastidio sostanzialmente. Quello che vi consiglio di fare è riuscire attraverso le varie politiche, giochi di alleanze eccetera a riunire più regnetti musulmani possibili per creare un regno musulmano forte in Spagna e di conseguenza riuscire a contrastare i cristiani e anche i nemici provenienti da sud. Una cosa molto importante di cui dovete tener conto è il fattore del gioco di alleanze nelle guerre, specialmente di alleanze concatenate per via delle guerre religiose. Per esempio, se io con il regno di León volessi invadere, che ne so, il semplicissimo ducato di Cadice, ducato, sì, vabbè, quello che è, lo sceicato di Cadice, ecco, il problema sarebbe che anche se il ducato e lo sceicato fosse da solo, in breve tempo si creerebbe una jihad difensiva per difenderlo. Di conseguenza ci sarebbero moltissimi potentati musulmani in guerra contro di noi, e lo stesso nel caso noi fossimo un potentato musulmano e cercassimo di invadere uno dei regni del nord, la Galizia, la Castiglia, anche invadere la semplicissima Navarra provocherebbe l'arrivo di numerose forze cristiane, per esempio anche della Francia o dello stesso Sacro Romano Impero. Quello che vi voglio consigliare quindi è di fare delle guerre molto veloci, dove riuscite a sconfiggere in battaglia il vostro nemico in pochissimo tempo, in pochi mesi, in modo tale da impedire la creazione di jihad, di crociate per il vostro caso, no? Per appunto impedire che questi fenomeni possano essere dannosi per il vostro dominio. Se volete partire, ovviamente evitate di partire con uno di questi minuscoli staterelli, specialmente quelli al nord o con Cadice eccetera, perché insomma, a meno che non vogliate giocare solamente di diplomazia, sarà un bel problema. Se partite con l'Emirato delle Baleari, state attenti, perché Pisa e Genova come primo bersaglio hanno specialmente voi. Per il resto la zona iberica è abbastanza interessante, anche se credo che le meccaniche della Reconquista non siano state fatte molto bene. Infatti appunto questo fattore delle alleanze concatenate e la creazione di tantissime guerre su vasta scala rendono difficile la Reconquista e la rendono storicamente meno accurata. Cioè può darsi che in moltissimi anni conquistiate poco, o in pochissimi anni, se vi va bene, conquistiate tutto, e lo stesso vale anche per i regni musulmani. Per quanto riguarda i personaggi, vediamo come sono abbastanza ben sviluppati. Ci sono moltissime possibilità di interazione già solamente nella sola penisola iberica, no? Anche tra gli stati musulmani bene o male ci sono abbastanza personaggi, certo è un pochino di meno nei potentati più piccoli, ma questo è un classico di Crusader Kings. D'accordo, quello che volevo dire l'ho detto, e ci rivediamo presto con la prossima parte della guida strategica. Ciao.